divertirsi, mettere entusiasmo in quello che si fa per raggiungere i propri sogni. Io fin da quando ero piccolo sogno di diventare doppiatore. E la ragione del mio sogno è psicologica, la ribellione nei confronti dei miei genitori. Io voglio fare il doppiatore perché fin da quando ero piccolo i miei genitori mi hanno sempre detto di non parlare sopra le persone. Dai, avete capito? I doppiatori sono fighi quanto gli attori, però nessuno se li incula mai. Nessuno, a parte me, perché io sono sempre stato ossessionato dai doppiatori, li riconosco tutti alla prima sentuta. Infatti, quando mi è capitato di incontrarli di carne ed ossa, mentre si stavano presentando, appena mi dicevano ciao, io dicevo il loro nome al posto loro. Però la cosa non gli faceva molto piacere, mai doppiare un doppiatore. Per raggiungere il mio sogno mi è anche andata di culo, perché questa voce che sentite, calda ed impostata, mi è uscita a soli 10 anni. Mia madre era contenta mi fosse uscita a soli 10 anni, un po' meno contenta del fatto che fumassi da 5. E partendo dalla voce ho studiato per sfruttarla al meglio, esercizi su esercizi per migliorare la fonetica, l'articolazione, la dizione. Andavo dai miei amici e gli dicevo: si dice cielo aperto, si dice scherzetto chiuso, si dice così, si dice cos'ha. Ad un certo punto loro mi hanno detto: Fra, basta, tu parli solo dei tuoi doppiaggi, dell'articolazione, la fonetica, i respiri, i silenzi, la fottuta dizione, hai rotto i coglioni, smettila di ammorbarci con le tue cagate se davvero ci vuoi bene. Tecnicamente si dice bene. Una volta finiti gli studi, ho provato a trasformare questa mia passione in un mestiere. Ovviamente partendo dal basso, ho provato a fare il doppiatore dei film porno. Solo che soffro di eiaculazione precoce e dicevo tutte le battute in anticipo. Non andava bene. Poi per caso, conobbi Cristina D'Avena. Lei mi disse che mi avrebbe portato nel grosso giro, nei film, i cartoni animati, le serie, ma in cambio voleva prestazioni sessuali. E gli ho detto no. No, Cristina D'Avena, non si può. E non perché hai 60 anni più di me, no. Non perché credo nel mio talento e posso farcela da solo, no. Cristina D'Avena, non si può, perché sono celiaco. Farmi sentire, e lì ti giochi la tua chance, il tuo provino, un colpo solo, perché se va male tanti cari saluti, ma se va bene, molto probabilmente vieni richiamato per fare quel personaggio, in quella serie, in quella scena, in quel momento, in quel secondo esce e dice, bene. Mi sembrava di fare prove per il doppiaggio, tipo esco di casa, mia madre mi dice torni per cena, dal nulla veniamo e dal nulla torniamo. Ma quindi faccio la pasta oppure al supermercato, la cassiera mi dice sono 13,80 €, tieni il resto, vuoi tu bastare. Ma quindi faccio la pasta, era ancora mia madre che fa la cassiera. Arriva finalmente il grande giorno, entro in sala tremando. Per farmi fare il provino mandano un pezzetto del cartone animato di Batman, facendomi fare la parte del pinguino. Il direttore di doppiaggio mi dice, è il personaggio che più si addice alla tua fisicità. Va bene, pronto per doppiare? Pronto, pronto? No, no. Ero troppo in ansia, troppa tensione. E non riuscii a dire una parola detta bene, fiati messi male, fuori sync. Senza contare un'interpretazione da cane. E loro cazzo lavorano da pinguino. Quel giorno non divenni doppiatore, ma feci a me stesso una promessa, che non avrei mai più commesso gli stessi errori, con l'ansia, la tensione, eccetera. Da quel giorno, come dicevo all'inizio, mi sarei divertito per fare le cose fatte bene. Tuttavia, mentre ero fuori dalla sala, arriva un'altra direttrice del doppiaggio che dice, ho assolutamente bisogno di una voce maschile, tu, io. Io? Sì, tu, vieni con me, ok. Un'altra occasione, in questo momento, vado, me la gioco. Ok, entro in sala e la direttrice mi dà le dritte in cuffia. Ok, questa è una serie, vedi il personaggio, il protagonista entra nel bar e fa questo monologo lunghissimo, fantastico.
Dopodiché va a sbattere contro quel tizio ubriacone a cui cade il bicchiere e fa crrr. Sei pronto? Sì, sì, perfetto, ok. Monologo? Sì, mi diverto, questa la faccio bene, questa la faccio bene. Tu fai il tizio ubriacone. Feci quel tizio ubriacone. Feci crrr. Quel giorno non divenni doppiatore. Feci crrr. Ma cazzo, se lo feci bene!